Ciao tutti, ben ritornati sul mio canale. Eccoci qua col terzo episodio di Elite Dangerous. Stiamo smaglando, ragazzi. E in questo preciso istante siamo nel sistema di Li Yu Ku. Bel nome, eh? Cioè, ci siamo subito trovati in un sistema con un nome abbastanza strano. Dobbiamo andare a Mine, scusate. E in questo preciso momento ho come balance 540 milioni e come assetto finale, aspettate, 658 milioni. Panico, ragazzi, tra poco la corvette sarà nostra, eh. Cioè, sapete perché sono così? Allora, primo perché ho fatto una smaclata in più, non l'ho registrata perché, vabbè, fare sempre smaclate dopo magari, insomma, non è, magari è una noia anche guardarlo. E poi io avevo navi parcheggiate in un sistema, non ci posso credere, ma proprio, ma questo lag, così a caso, no, no. Perché? Aspettate un attimo, adesso vi dico subito cosa ho fatto, come ho fatto ad avere tutti questi soldi. Salve. Scusi, io gli tiro un colpo molto. No. È arrivato anche il suo amico qua. Dove stai? Vieni qua. Ok, perfetto. Allora, praticamente, ragazzi, adesso vi spiego cosa ho fatto, così almeno vi do un'idea. Praticamente io avevo parcheggiato praticamente tra le navi in un sistema, avevo sia gunship che FAS in silent. Molto difficilmente ho venduto la gunship, mentre stavo vendendo i pezzi stavo piangendo praticamente, e perché così almeno mi sono fatto 100 10, cioè ho alzato il livello del mio balance a 110 milioni, così almeno quando mi devo fare la Federal Corvette almeno ce li ho sti soldi. Poi magari la gunship me la rifarò, perché comunque è una nave secondo me molto bella, cioè bellissima. E vabbè, adesso andiamo a Bard Mine, così almeno vediamo di consegnare la nostra prima missioncina. E ovviamente ci siamo riempiti di missioni, spero di averle prese abbastanza bene stavolta. Non è che ho controllato, non ci ho fatto tanto caso, però comunque credo che 35-40 milioni ce la dobbiamo fare, proprio così, a gratis. Eccoci qua giunti a Bard Mine, speriamo che adesso gli storm non entrano all'interno dell'istanza, eccolo qua, lo sapevo, ok, via. Eccoci qua in open nuovamente, adesso vediamo di attraccare su questa benedetta stazione. Comunque come il video precedente, ragazzi, ho preso una missione all'interno di una stazione spaziale di quelle grandi, così almeno vediamo, vi faccio rivedere il modo per attraccare all'interno di quelle stazioni. Cercheremo come l'altra volta di non schiantarci all'interno, perché ci stanno tutti questi NPC, all'interno della parte finale della nave. Frena, 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 cerchiamo di fare bella figura oggi, con gli attracchi che l'altra volta abbiamo fatto abbastanza schifo. Vabbè. No, perché sta andando indietro? Vabbè, lasciamo stare, va. Cioè, capisco che sei un po' agitato, a tità, eh. Dai, poi sto parlando a me stesso, eh. La follia pura. Eccoci qua con la prima missione. Mazzo, quanto ho preso? 3.000, 3 milioni, sì, 3.000. Aspettate un attimo, facciamo queste missioni di charity, così noi ci alziamo il livello per la federazione, che comunque, come potete vedere, non è che sia tanto alto, eh. Sono insane, mi servono ancora 4 livelli. Ok, perfetto, adesso vediamo dove dobbiamo andare e ci settiamo la rotta nel prossimo sistema, così almeno raggiungiamo, mazza quante missioni. Ma che cos'è? No, no, aspettate. Sì, faccio qui così almeno dopo salgo su. No, perché io mi tiro sempre una logica quando devo andare nei sistemi. Tamo se the fly sassy stuff. Sì, però. Oh, ma adesso spiegatemi cosa ho fatto. Dove sono andato? A parte che non riuscivo neanche a. Ho sbagliato tasto, ho cliccato il maius, cazzo, anziché il tab per boostare, vabbè, fa niente, da. Eccoci qua nel sistema. Oddio mio, non mi sono accorto che stavo andando praticamente fuori dalla mia rotta principale. Allora, siamo all'interno del sistema di Marson e stiamo andando nella stazione, anzi nell'outpost. Oh, fammi leggere bene, che sennò faccio delle figuracce come l'altra volta. Come si chiama? Rushworth Horizon. Usiamo sempre questa maledetta fionda gravitazionale perché ci hanno interdetto 72 volte e non ne posso più. Siamo appena arrivati. Ah, comunque, ragazzi, oggi grazie a Dio non siamo finiti sul sole. Cioè, la prima volta faccio un video e non finisco sul sole. Cioè, perché ogni volta che io devo andare a Rovigo, almeno una volta ci finisco, perché gli NPC, nel momento in cui esco dall'iperspazio e entro in un sistema, ti interdicono proprio in quel momento e ti fiondi dentro la stella. È una cosa allucinante. Sono magici gli NPC.
non lo so, Mago Merlino, vabbè comunque. Andiamo a Rushworth Horizon e vediamo di consegnare la nostra seconda missioncina. Ma io ho una domanda. Ma io sono ancora in open? Perché sto ancora in open. Se io sono ancora in open sono un folle. Vabbè, facciamo il video in open, sti cazzi, dai, su. Aspetta, adesso vi dico se sto in open o no, eh. No, 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 che stai a fa? Panico. Ma sei un tossico? Ok. Devi. No, devi fre. Oddio mio, sei frenato! Abbiamo usato la stessa nave per frenare all'interno della stazione, ma va bene così, tanto comunque l'aspe è un cugno che si muove, quindi non ci sono problemi. Ah sì, sto in open, ma dai, su, facciamolo in open. Che ce frega, no? Proviamo, facciamo i matti. Ma sicuramente mi scanneranno pure e mi ammazzerà qualcuno tipo che gioca. Io sono sicuro che adesso beccherò l'unico stronzo che gioca in un sistema dove devo andare io, sono sicuro, e mi ucciderà. Però comunque non fa niente, dai. Noi ci destreggeremo con le nostre doti da tossico dipendente che c'ha l'ASP e vediamo un po' di cercare di scappare. Ora, vediamo di andare nel prossimo sistema, vediamo dove ci porterà la nostra terza missione. 12 per 6. E vediamo un attimo se ho la missione. Allora, 12 per 6. Eccolo qua. No, un outpost, perfetto. Va bene così. Adesso devo fare qualcosa di assolutamente cazzuto. Dove sta? È il palo. Non lo vedo. Dove donna? Ah, di qua. Oh no. Alzati e cammina. No, alzati e vola, è diversa la cosa. Così. Madonna. Eh? Che stai a fa'? Se guarda i piedi, il mio personaggio, vabbè. Eccoci qua, siamo a 12 persi nel vuoto. E dobbiamo andare a Wounded Terminal. Così almeno. Cerco di avere questa pronuncia più ingleseggiante che l'altra volta vi ho dato un po' a desiderare. E grazie a Dio sta a 200 light second perché prima quando siamo andati nel sistema precedente ho fatto 9000 light second a vuoto. Cioè ci stanno magari terminal che stanno anche a 124.000 light second e spero che non sia in queste missioni, anche se non mi ricordo qual era. Come vedete io per usare la fionda gravitazionale, cioè per chi magari non lo sapesse, accelero. In modo tale che sotto la nave dove sta praticamente il radar ci viene scritto slowdown. Nel momento in cui voi vedete scritto slowdown, cioè, avete l'effetto di questa fionda gravitazionale che vi attrae al corpo che sta all'interno dello spazio. E così, cioè, sembra proprio una mutata di scienze comunque. E in questo modo potete avvicinarvi molto velocemente sfruttando magari girandovi su voi stessi, in modo tale magari anche gli NPC in quel momento magari cercano di noi. Ci provano a interdirvi, però magari non ce la fanno perché state girando come una trottola su voi stessi. Io dovrò cercare di fare un atterraggio normale, perché ogni volta che entro nelle stazioni o entro per sbiego, o entro per storto, oppure entro da dietro. Entro da dietro da un po'. Subda. Comunque avete capito, dai. Per 16 schiavi ci dà 5 milioni. Cioè, beh, ragazzi, adesso possiamo aprire anche una parentesi abbastanza grande. Cioè, io quando prendo le 18 schiavi, scusate, ho visto male. Io prendo delle missioni. Se vedo anche queste cifre di 5 milioni per 18, io le prendo. Andiamo a Vetta. Andiamo in questo outpost. Ragazzi, lo sapevo che lo incontravo. Cazzo, c'è un commander, l'avete visto? Stava lì in basso sulla mappa. Oddio, in open. Eccoci qua nel sistema di Vetta. Ok, ce l'abbiamo fatta. E stiamo andando stiamo raggiungendo l'outpost di Belyaev. Belyaev, questi nomi, cioè. Sciogli lingua, non sono nomi, è difficile. Belyaev. Mica devi essere russo per pronunciare una roba del genere, senza offese. No, eccolo qua, lo sapevo. Allora, ci ha seguito bene, switchiamo in solo. Scusate ragazzi, volevo farlo in open. Comunque, non vi preoccupate, riswitcherò in open, così almeno faremo questa smaglata in open come dei pazzi schizzati. Eccoci qua, bene, abbiamo toccato all'interno della stazione di Belyaev. Ora consegniamo la nostra, che era quarta, quinta, qualche missione era, non mi ricordo manco più, sto perdendo la cognizione del tempo a fare queste maledette missioni. Buono. Facciamo, arrotondiamo a 4 milioni, io li guardo sempre così, no? Sono 3 milioni e 6, no, boh, sono 4, dai. Così almeno penso di prendere più soldi. Comunque, allora, adesso vediamo dove dobbiamo andare per la nostra quinta, sesta, quella che è di missione.
Facciamo un po' di logica. Facciamo prima qua, poi qua, poi qua, poi qua e poi qua. Sì, nella mia follia io penso che faccio prima, quindi lasciatemi fare questi ragionamenti molto strani. Io che sono tre jump, sono. Vabbè, niente di che. Allora, dobbiamo andare nel sistema, manco l'ho letto. Brokutsu. Non stiamo a parlare nomi in giapponese. Brokutsu! Scusate, vabbè. Dobbiamo andare però in che stazione? Tanto per sapere. Brokutsu Sushi, dobbiamo andare dove? Dobbiamo andare, mi sa, in una cosa terrestre, vabbè dai. Ah, comunque, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi. Praticamente adesso io sono al 40% di Tycoon e con queste missioni che sto facendo di smuggling sono riuscito a passare da livello precedente che ero con l'impero, ma adesso non mi ricordo che ero, e sono passato a Viscount. E comunque, considerando queste missioni, pian pianino sto salendo su di grado, molto piano. E un'altra cosa, ragazzi, a furia di fare missioni di Robigo, poi un giorno mi sono detto, vabbè, esploro un po' i pianeti, così almeno mi faccio qualche soldo. Sono diventato Pathfinder. Adesso voglio diventare Ranger, mi sa devo arrivare a 10 milioni di esplorazioni, ma quanti ce ne ho? Mi sa 5. Credo che sia dopo il Pathfinder il Ranger, eh? Cioè, ma adesso non ricordo, vado un attimo a memoria. E, beh, 5 milioni di esplorazioni se possono fa, sì, se possono fa. Mi sono scordato di vedere quanta gravità aveva sto benedetto pianeta. Eccoci qua alla velocità che praticamente si manifesta dopo l'After Supercrew. Oh, minchia, minchia. Oddio. Stavo andando in picchiata contro la stazione. Vabbè, credo che. Ma sì, non c'è gravità, ma chi se ne fotte, pure se c'è, rallentiamo proprio all'ultimo. Allora, vediamo di atterrare nel modo più meno doloroso possibile. Anzi, non più doloroso, ma meno doloroso, perché se fosse più doloroso saremmo un po' sadici. Già lo siamo, perché ci schiantiamo contro le stazioni a caso. Allora, sti FPS a 9. Grande computer, ancora non mi è esploso il computer, quindi buono così. No, comunque me lo comprerò un altro più avanti, vediamo quando riesco a farlo. Questa quanto ci dà? 6, 3 milioni, buono così. 5 milioni, a 4 milioni, scusate. Arrotondiamo a 4. Allora, ok, andiamo LFT 214. Ah, perfetto, abbiamo già il system map, così almeno possiamo bloccarci direttamente alla destinazione, così almeno ci vediamo direttamente lì. Bene, ragazzi, dobbiamo andare a Molina Relay. Ho già sentito sto posto. Oh, Dio mio. Non c'ho neanche la forza di fare l'interdizione. 230,338 light second. Oddio mio, ci sto qui l'anni. Si è buggato il rumore di quando stai vicino al pianeta. Sentite di sottofondo. Lasciate stare il rumore della nave, ma sentite il rumore in più che c'è. Cioè, io devo stare così per 236 light second. Vi rendete conto? Oh, eccoci qua, bene, finalmente arrivati a Molina Ray, non ce la facevo più. Ma no, 230 light second, sono stato qui per mezz'ora a guardare lo schermo come se mi fossi fatto, non lo so, un cannone lungo 2 metri. Allora, bene, ragazzi, atterriamo in qualche modo. Perché hai cancellato? Scusami, che problemi hai? Ok, sì. Observe Strapped Protocol. Ah, vabbè, a caso, cioè non lo so, hanno avuto dei problemi di lag anche loro. Tanto per cambiare, vabbè, atterriamo sul Landpad 5 così almeno vediamo di andare via da sto cazzo di sistema, non ce la faccio più, cioè già che ho fatto 230 light second, ragazzi, se dovete fare smuggling, ricordatevi sto Molina Relay, non prendetelo, cioè vi giuro, è veramente da su. Oh, allora non capisco dove sono incastrato, o io sono tipo incastrato con uno dei carrelli da qualche parte. Pensate se magari c'ho 1 milione, cioè io credo che, non lo so, butto via il computer fuori dalla finestra. Ah, beh, oddio. 3 milioni. Che schifo. Non ne valeva la pena, vabbè, fa niente. Andiamo a Upsilon Andromede. Bene, un altro outpost, meno male. Speriamo che non sia 203. Ah, ok. Avevo letto male. 1 milione di light second, ho detto. Anzi, aspettate, aspettate, devo fare questa uscita di scena col fight assist off perché Molina Relay non ci avremo più, quindi dobbiamo farci riconoscere pure qua. Cioè, guarda, guarda, guarda. Cosa sto facendo? Si è girata la nave. Dai, su, spingi.
Wow. Basta ragazzi, sembra sempre un tossico che c'è in mano alla nave. Cioè, avete visto come mi spostavo? Stava sempre a più di 10.000 light second. Basta, non ne posso più. Sto facendo più. Ci sto mettendo più tempo a consegnare le missioni perché queste stazioni stanno a 10.000, 230.000, 22.000. Non ci posso credere. Mi hanno interdetto, mi hanno pure buttato fuori. Cazzo. Dove stai? Chi sei? Ah, un wanted! Beh, non posso, adesso lo uccido questo. Vieni qua, vai, dai, su, divertiamoci un po'. Almeno rendiamo un po' sta Robigo Mines un po' più divertente, un po' con un po' di casino, di PvP con questi. Ok, mettiamoci 4 pip sulle armi, sennò qui non lo tiriamo giù mai più. Ups. Ma siamo pazzi? Cioè, siamo arrivati. 50. Cioè, come ha fatto a togliere questo ul? Ma che cos'è? Su. Sì, questo poi scannerizza i pianeti a caso. Dai. No, 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 mai, non ti lascerò. Ce la fai, spara, vai. Madonna, che scarso. Dai, 28%. Ok, 22, 19, 17, 15. Cioè, almeno vedete un po' di PvP con questi NPC scrausi. Divertito, è nato 0%, perfetto. Quanta taglia mi dai? Pazza, 39.000, oh, ma che era? Cioè, questo ha ucciso, non lo so, il presidente di questa. Di questo sistema, no? Cioè, eccoci qua a Fidalgo Station. Allora, vediamo di doccare abbastanza velocemente che mi è di nuovo scritto quel maledetto NPC Mauro Sanna mi sta seguendo da Robigo. Cioè, non lo so che cavolo ha, è avvelenato. Allora, dobbiamo doccare il coso 4. Perfetto, tiriamoci fuori. Dove stanno gli shuffle? Shuffle, ok, però dovrei rallentare. Ok, adesso fare. Mi farò male. Sì, perché pure c'ho il 55% di ul. No, 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 non posso! Help me. Ah, rieccoci qua, ragazzi. Purtroppo mi è crashato completamente il mondo. Quindi non so il motivo. Può darsi la mia connessione internet ha fatto un po' di scherzi. Adesso consegniamo questa benedetta missione e ripariamoci. Cosa più importante. Che se no ci fanno assolutamente il culo. Ovviamente, ragazzi, ho riswitchato in open. Così almeno facciamo i drogati quando dobbiamo entrare nella stazione spaziale grande. Speriamo di non trovare qualche commander che ci apre il culo. Io spero di no. Ma facciamo questa pazzia, chiamiamola così, va? Mazza, questa missione è buona. 2 schiavi, 3 milioni. Panico, cioè. Buonissimo. Vabbè, ragazzi, vediamo di chiudere queste ultime 3 missioni abbastanza velocemente, che sta diventando una cosa assolutamente lunga e noiosissima. E dai, bene. Bravo. Andiamo sparati come dei fusi nel prossimo sistema, che sarà? Non mi ricordo più. Andiamo a Zoria. Ok, dobbiamo raggiungere l'outpost di Cantor Terminal e sta a 85 light second. Buono, cioè, guarda questa uscita. Oddio, questa uscita da panico. Madonna. Avete visto che stavo per beccare il palo, l'antenna, minchia. Meno male che mi ero appena riparato la nave. Cioè, sicuramente arrivavo al 0% di ULO e morivo. Ancora sto Mauro Sanna. Cioè, lo leggete, Mauro Sanna. Ah, there you are. I have important information for you. No. Oddio, mi sta seguendo da Robigo! Madonna santa, certo che gli fanno proprio bene sti stoni. Sì, sti stoni, stavo per dire, sti stalker. Mauro Sanna è Leptopilina, cioè Leptopilina mi sembra più il nome di una medicina piuttosto che un nome di un commander. Anche se è un maledetto NPC stalker. Mauro Sanna è ancora peggio, eh. Cioè, è proprio. Mo' quasi quasi me lo faccio amico, gli scrivo. Aspettate. La cazzata proprio assoluta. Oh cacchio. No, 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 no. Ok. Ah, ma è wanted questo. Aspetta. Famogli male, va. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi sa che comunque dovrò slogare e rilogare. Perché poi comunque la stazione ci fa il culo. Se no. Ma questo che è?
Cioè, guardate questo. Oh, ragazzi, Flight Assist Off, eh. Cioè, ce la stiamo cavando alla grande. Sì, però anche lui ci sta facendo abbastanza il culo, cioè, quindi gira di ASP. Ah, questa c'ha un culo pesante, sta nave, che non lo so neanche io. Cosa scannerizzi? Guarda questo tossico. Si mette pure a scannerizzare, vi rendete conto? 30, 39, 27, 26. Ok. Bene. Oh, 20.000 crediti. Non è che mi senta molto sicuro con tutti questi NPC qui. Cioè, lo avete visto nella mappa? Ci sono abbastanza NPC e sono. Comunque ho slevato il rilogato. Adesso speriamo che non ci scannerizzino. Se no usiamo gli shuff mentre atterriamo. Ovviamente sempre all'incontrario, tanto per cambiare. Ok. Questa musata per terra. No, stavo giusto. Certo che per chi guarda il video dice: ma questo come cazzo attracca? Okay. Ma no, 4 milioni. Oh, buonissimo. Andiamo a LP193564. Ecco qua, dobbiamo andare a Tsibliev Works. Sciogli lingua. Oh. Comunque sta a 1205 light seco, cioè non è a tanto, meno male, perché se no non gliela facevo più. Eccoci qua, ragazzi, arrivati a Tsibliev Works. Madonna, sto palo in piena. Cioè, avete visto? Io volevo fare tipo la manovra, la James Bond, che la nave girava. Io lo passavo proprio di striscio così, no? E niente, non ha funzionato. Vabbè, fa niente, ragazzi. La prossima volta, a parte che neanche riesco a uno all'ora. Figuriamoci se lo faccio a 200 km orari. Ah, però ne vale la pena, eh? 5 milioni e 200. Adesso raggiungiamo l'ultimo sistema, così almeno setiamo una regolata. Blocchiamo la rotta senza entrare, perché sennò mi lagga in piena. Bene. Quanti salti sono? Sono due, perfetto. Però aspettate, devo fare l'uscita di scena a James Bond. Aspettate, adesso mi riuscirà qualcosa di sicuramente di spastico, però ce la posso fare. Pian pianino prenderò la mano con sto flight assist off. Cioè, allora. Oh, aspettate! È andato bene! Avete visto che giro di muso proprio così? Buono, dai! Eccoci qua, ragazzi, giunti a Belianin Station, che dobbiamo consegnare l'ultima missione. Ora, come abbiamo fatto l'altra volta, ci allineiamo all'entrata principale, che cerchiamo sempre di non avvicinarci troppo, perché non voglio farmi scannerizzare degli NPC, che quelli sono abbastanza stronzi, eh. Ok, siamo quasi al punto giusto, così almeno ci bustiamo dentro, vediamo cosa riusciamo a fare di casino. Allora, tiriamoci già fuori il shuff. Deploiamo le armi, così almeno possiamo usare il shuff. Ok, perfetto. Adesso bustiamo come dei pazzi. Richiamo il permesso di dockare. Shuffiamo una. E due volte. Perfetto, perfetto. Oddio. Mi sa che stavolta non riusciamo a frenare, lo sapete? Cazzo. No, no, oddio. Troppo veloce. Oh, Dio mio. Che vabbè, certe volte non è che ci può sempre riuscire a fare questa cosa così stealth. Allora, dobbiamo atterrare al 22. Dove sta il sto 22? Ma cosa stai sciaffando all'interno? Il nostro personaggio che si droga. Allora, eccolo qua il 22, perfetto. Ora scendiamo in modo tranquillo, che abbiamo già l'80% di hull, perché ci siamo schiantati proprio tremendamente forte. Allora, ok, aspettate un attimo. Oh, perfetto. Entriamo nell'hangar così nessuno ci rompe le palle. Ora, consegniamo l'ultima missione, così almeno vediamo quanti soldi abbiamo fatto. Oh, perfetto. Aspettate che mi faccio queste due missioni di charity, già che ci stiamo. Bene, ragazzi, oggi abbiamo. Così. Abbiamo commentato il terzo episodio di Smuggling all'interno dello spazio di Elite Dangerous. In questo, precisamente adesso non mi ricordo da quanto siamo partiti. Mi sa che eravamo a 555. Non ci siamo fatti tanti milioni. Siamo arrivati a 580 milioni di asset e di balance. Ma di current asset siamo a 690, 700 milioni siamo. Cioè, ora
la fetta della corvette ce la possiamo fare, però non voglio, dato che non voglio vendermi la FASO, ci faremo ancora qualche smaglata, così almeno tiriamo su un altri 200 milioni così a caso, almeno ci abbiamo anche i soldi per i rebuy e abbiamo soldi anche per farsi, per farci i rank della federazione, perché comunque il rank ancora non ce l'ho. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!